Ciao amici, oggi siamo su un gioco fantastico, cioè in realtà se fosse nella vita reale non sarebbe tanto fantastico perché guardate, a questo ragazzo scappa la cacca, anzi no, deve fare la pipì o la cacca, non lo so, qui dice che deve fare la pipì e quindi guardate, dobbiamo creare un percorso per farlo entrare in bagno. Non so quanti di voi hanno provato questa sensazione bruttissima che ti capita quando devi fare la pipì ma non hai un bagno vicino. Beh, devo dire che non è bellissima. Io l'ho provata e spero di non riprovarla. Cioè, in realtà sarà impossibile da non riprovare. Ma andiamo avanti e concentriamoci. Vediamo dove arriveremo, che percorsi dobbiamo fare. Ma voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siamo vicinissimi ai 100.000 iscritti su questo canale. Quindi mi raccomando, perché i 100.000 iscritti faremo una cosa pazzesca, quindi mi raccomando e noi andiamo avanti. Ah, guardate, in questo caso devo tipo premere questo pulsante che serve per aprire il nostro bagno perché aveva un lucchetto. Ok, beh, è stato molto semplice. Devo dire che questi livelli ancora non si fanno difficilissimi, anche i percorsi, ma sono sicura che andando più avanti diventerà più difficile. Ma ora voglio vedere un secondo qui cosa si fa. Ah, ok, posso tipo creare una parte di giardino dove vendono tipo limonata, dove posso prendere un po' il sole. Ok, però al momento non abbiamo abbastanza soldi. Ma guardate, abbiamo anche dei personaggi nuovi da poter sbloccare, quindi io direi di guadagnare quanti più soldi possibili. E adesso andiamo in bagno perché il mio amico non ce la fa più. E guardate, guardate come cammina, tipo così. E poi volevo chiedervi una cosa, perché la scorsa volta vi ho portato un gioco dove mi scappava la pipì. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere. Ma in questo gioco che mi scappa la cacca, voi la conoscete la canzone? Perché io vi ho cantato la canzone della pipì, ma adesso mi voglio cantare anche la canzone della cacca. So che è un po' imbarazzante, ma per voi lo farò. Allora, mentre faccio questo gioco un secondo, ci sono delle persone che si stanno baciando intensamente. Ah, ve la canto. Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse è un ippopotamo o forse il re di Francia. Na 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 na, forse è la mia cacca. Non me la ricordavo tantissimo bene, però più o meno fa così. Se voi la conoscete, mi raccomando, lasciate un bel like oppure commentate qui sotto scrivendo sulla canzone della cacca, non lo so, fate voi. Ah, e poi alla fine, quando riesce ad andare in bagno, il mio amico fa tipo un balletto che sembra un po' la Macarena. Macarena, ecco, però adesso non la fa più perché è un po' triste. Ma guardate, allora devo fare un percorso per prendere quanti più punti possibili, quindi io andrò da qui e farò questa strada qui. Vediamo cosa succede. Eccoci qui, abbiamo avuto un per 10. Infatti guardate quanti soldi abbiamo. Ora sì che possiamo comprare qualcosa. E che cosa significa? Cioè, il mio amico è andato in bagno e non ha tirato lo scarico. Ma è proprio incivile, gli devo insegnare tutto. Che schifo. Ragazzi, questa è la cacca che ha fatto. Ma non ci posso credere, che schifo. Cioè, la mia cacca la posso guardare, ma quella degli altri mi fa un po' schifo. Ma penso che a tutti faccia un po' schifo. Per questo gioco lo farò e credo che man mano che andiamo più avanti sarà sempre di più questa cacca. Ecco, ora ci troviamo in una piscina, ma io voglio cambiare e diventare un'altra persona. Quindi che ne dite? Cambiamo personaggio oppure facciamo degli upgrade di questo negozio? Non lo so, forse ho proprio voglia di bere una bella limonata fresca. Sì, sapete cosa vi dico? Prenderò un po' di limonata. Guardate qui, abbiamo creato un nuovo bancone per bere della limonata fresca e adesso possiamo andare avanti. Vediamo cosa succede in questa piscina. Madonna, bruttissimo.
fermo. Ragazzi, in pratica, mentre devo andare in bagno, devo anche nuotare. No, 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 ci posso credere. Qui credo di rischiare di farmela addosso veramente, qui nella piscina. Per fortuna non è accaduto e siamo felicissimi di esserci riusciti. Però mi è venuta in mente una cosa. Dato che sono molto curiosa di sapere le vostre avventure nel mentre vi scappava la cacca o la pipì, voglio che mi scriviate nei commenti o magari su Dani e Robby Official su Instagram tutte le vostre storie. Che ne so, magari vi trovavate ad un concerto e vi scappava la pipì e c'era una fila interminabile, non lo so, insomma, raccontatemi. E niente, io in realtà vi devo raccontare un segreto, però mi dovete promettere che non lo direte a nessuno. Una volta mi scappava così tanto la pipì ed ero in viaggio, ovviamente ero piccola, avevo forse un 5-6 anni, ed ero con i miei genitori in autostrada, ma non c'erano autogrill, quindi dove potersi fermare, e mia mamma me l'ha fatta fare in mezzo all'autostrada, cioè nell'area di sosta, perché io non ce la facevo più, quindi lì veramente rischiavo di farmela addosso. A quanti di voi è capitato alla fine, quando si è piccoli si possono fare queste cose? E niente, in realtà quando sei piccolo neanche ti vergogni più di tanto, ma al solo pensiero dico: ma come ti è venuto, mamma? Cioè, niente, ormai quel che è fatto, però io non voglio che si sappia, anche perché mi sa che non l'ho mai raccontato a Robby, quindi voglio che voi manteniate il segreto con me. Siamo arrivati al livello 8 e vediamo un po' cosa succede. Ah, guardate, ma io voglio capire una cosa. Se tipo io scelgo il percorso con questi gonfiabili a ciambellona, cosa succede? Ok, vediamo, sono troppo curiosa di saperlo. Oh no, oh no, oh no! Si è fatto la cacca addosso nella piscina! Oh oh, va bene amico. Ora cercherò di non farti fare niente in piscina, perché la piscina deve essere utilizzata anche da altre persone. Quindi andiamo avanti e ok, ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in bagno. Ora è il momento di scegliere un nuovo personaggio. Prendiamo altri soldi, facciamo per 4. E ora abbiamo anche altre persone. Quindi vi immaginate fare la cacca mentre ci sono altre persone in piscina? Sarebbe molto imbarazzante. Però vediamo un po' chi possiamo sbloccare. Allora, abbiamo il vecchio che sembra un po' mio nonno. Oppure vediamo, possiamo sbloccare una ragazza. Sarò questa ragazza qui, anche se io non ho tatuaggi, quindi va bene. Ora ti porterò al bagno. Ce la possiamo fare, guardate. Non dobbiamo beccare le persone. E ora come faccio? Oh no, ma non posso prendere, non posso prendere quelle monete. Guardate, c'è tipo una linea rossa che dice che di lì non posso andare. Come si fa a prendere quelle monete? Boh, davvero, non lo so. Non ce l'abbiamo fatta. Allora sapete che cosa vi dico? Io farò la strada più semplice possibile, non prenderò le monete. E sono una stupida, perché c'è il lucchetto, non l'avevo visto, non ci posso credere. Ok, Dani, puoi farcela, devi concentrarti e andare. Ma io adesso scoprirò insieme a voi. Ah ok, quella linea rossa allora a cosa serve? Boh ragazzi, non lo so, questo gioco sta diventando un po' strano. Scrivetemi nei commenti se voi ci avete mai giocato. E guardate, io l'avevo detto che forse, no, forse è sempre uguale, però sembra un po' più grande. E questi sacconi, se io li prendo cosa succede? No vabbè, voglio prendere tutte le monete più che posso, perché se no il mio tempo scade. Allora, siamo arrivati al livello 11 e guardate, siamo in un parco giochi. Ho tantissima voglia tipo di fare l'altalena, ma mi sa proprio che non posso. E guardate, devo prendere il 4 per e prendere tantissimi soldi, e ce l'abbiamo fatta. Ora vediamo cosa possiamo comprare, dato che siamo al livello 2. Ah guardate, ho messo il prezzo della limonata, solo che più faccio bere alla mia amica qui sul gioco e più lei avrà da fare pipì, quindi questa cosa non va davvero bene. Ok, ce la possiamo fare, vediamo un po' cosa succede. Vai. Oh no, oh no. Ecco, mi sono fatta la cacca addosso, io lo sapevo. Allora, riproviamo questo livello. In pratica non devo prendere quella persona, ma non riesco a capire. Guardate, ho fatto la strada più stretta possibile. Vediamo se la prendo. Ok, non l'ho presa. Abbiamo sbloccato questo nuovo tipo. E comunque sì, ho capito che questi ballano la Macarena. Guardate, Macarena. Macarena. E
noi continuiamo. Bene ragazzi, direi di fare un upgrade. Vediamo cosa succede. Mi sa che ci posso mettere un tavolino con due sedie per fare un momento sosta. Voglio concludere con voi questo ultimo livello. Guardate, c'è anche un tenero cagnolino. Io adoro i cagnolini. Vorrei tanto prendermi un cagnolino, però non lo so. I cagnolini sono anche un po' impegnativi, sono come dei figli. Ci sto pensando. E noi, dopo aver completato questo ultimo livello, ci vediamo. Quella merendina che ho mangiato prima mi sta facendo uno strano effetto alla pancia. Forse devo andare veramente anche io a fare la cacca in bagno. Quindi noi ci rivediamo domani in un prossimo video e corro a fare la cacca. Ciao, e mi raccomando, mantenete il mio segreto. Ciao.